Ed eccoci nuovamente con Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben ritrovato. Un buongiorno a tutti voi. Iniziamo subito parlando del Giro dei Carrubi di giovedì 24 maggio a Borgo San Dalmazzo. Siamo arrivati alla nona edizione, com'è andata? Bene, le ruote chiusane era ben presente con oltre 30 atleti tra grandi e piccoli, bene ovviamente a livello assoluto dove Massimo Loliano si piega solo davanti al nipote Manes, ma fa una grande gara, terzo è Leonardo Giretto del Drago Nero. Bene anche tutti gli altri ragazzi con Luca Massimino che è primo di categoria davanti al compagno di squadra Enrico Aimar, ma poi ancora Gusto Long vince la categoria, Marco Olmo, Silvio Di Salvo, insomma tutti gli ottimi piazzamenti, come pure ancora sul podio Guido Castellino nei 55, Damiano Olivero nell'assoluto, erano la Volvena nei 35, insomma dei ottimi piazzamenti in questa gara che ormai è diventata una classica. E poi sabato invece si è svolta ad Alba la quinta edizione di Sportivamente. Parliamo quindi di questo meeting regionale. Sì. Un meeting in ricordo di Attilio Bravi, un carissimo amico, lui non voleva assolutamente che si parlasse di memoria, di io sono sempre con voi, e è stato un modo di ricordarlo, ormai siamo alla quinta edizione, effettivamente insieme siamo tutti bravi, dove il Roata Chiusani era nella, diciamo, rappresentativa di Cuneo, si sono migliorati e hanno vinto la gara su Davide Italiano sui 1000 metri con un 3 netti, poi anche il miglior piazzamento, la miglior prestazione per Gabriele Migliaccio nei 60 metri e nella staffetta dei maschietti 4x300 Migliaccio, Dalmasso, Massa e Giordanengo. Ancora argento sempre per Ruatesi con Giorgia Ghibaudo nell'alto, poi Alice Laratore nel lungo, Carlotta Mattone nel vortice, Stefano Massa nel lungo e in questo caso le femminucce cadette con Armando Dotta Ghibaudo e Falcone. Bene Beppe, anche per oggi sono terminati gli aggiornamenti per quanto riguarda il Roata Chiusani, grazie per essere stato con noi. Alla prossima! Un risentirci a tutti.